pitagorici 3. Cosa c'entra la matematica con il senso della vita? Lo vedremo, però prima finiamo il discorso precedente, che poi in realtà si aggancia, la cui coda si aggancia al nuovo problema e quindi alla nuova soluzione di questo problema, ovvero abbiamo visto gli argomenti pitagorici a favore della tesi tutto è numero, la realtà è fatta di matematica, è intrisa di matematica, si fa di matematica dal mattino alla sera, ovvero l'argomento del teorema di Pitagora, l'argomento della musica, l'argomento degli opposti, dei pari dispari che appunto spiegano l'esistenza degli opposti. Noi vediamo gli opposti, i contrari, il giorno e la notte, perché? Perché appunto una proprietà fondamentale dei numeri è la divisione, distinzione, contrapposizione, pari, dispari. Quindi ci sono migliaia di cose pari, migliaia di cose dispari e voilà, si spiegano le opposizioni, i contrari, ma si spiega anche la loro complementarità. Così come pari e dispari sono complementari, così anche, come voleva Eraclitos, anche per i pitagorici, è importante, i contrari sono complementari, cioè significano, tutti i numeri si unificano poi nell'uno che ne è la scaturigine, no? Nell'unità. Ok, ci sono ulteriori argomenti empirico-osservativi più banali, ma vanno comunque per la cronaca, vanno citati, ovvero i pitagorici dicono, beh, non vedete che i giorni durano sempre 24 ore più o meno, oscillano, no, una giornata, giorno più notte uguale 24 ore, ci sono, no, le stagioni sono sempre 4, si vede che già a quei tempi non c'erano le mezze stagioni, oppure c'erano, ma loro già non piacevano, no? Il mezzo già non era un bel numero, le stagioni sono 4, l'anno dura 365 giorni e un po', eccetera, la gravidanza delle donne dura 9 mesi, quindi ci sono fenomeni naturali che attestano, che sono appunto costituiti, provocati, prodotti, causati dai numeri, da relazioni matematiche. In un certo senso, da questo punto di vista, dire che il cosmo è matematico equivale a dire che è un grande orologio, funziona come un grande orologio. Ok. Ancora, però, i numeri ovviamente sembrano soprattutto quantità, sembrano poter giustificare soltanto proprietà quantitative. Anzi, no, uno dei loro meriti è il fatto che sono appunto precisi, nel senso che misurano, no, prima abbiamo fatto, misurano precisamente le proprietà quantitative di tutte le cose, l'altezza, la larghezza, no, l'area, il peso, il volume, però appunto, però la realtà, il cosmo sembra anche qualcosa di qualitativo, non è solo fatta di quantità ma anche di qualità, e quindi problema, obiezione, problema, come fanno i numeri che sono solo quantitativi a giustificare invece i colori, gli odori, i sapori, le forme non geometriche, le belle forme, le forme sinuose, femminili, ma non solo femminili, che sono il bello della vita. Pensate un mondo, un cosmo, certo, perfettamente ordinato, ma senza colori, odori, sapori, belle forme, eccetera, solo quantitativo.
Chiaramente, appunto, gli avversari dei pitagorici potevano obiettare tranquillamente ai pitagorici, no, guardate, il fatto che il mondo sia innanzitutto e soprattutto qualitativo smentisce la vostra tesi, è una confutazione della vostra tesi. Ma i pitagorici in realtà tengono, se ne erano accorti fin dall'inizio, adesso vi stavo facendo, e infatti sostengono che i numeri non hanno solo un valore quantitativo, ma sono appunto un abbinamento tra quantità e qualità, tra valore quantitativo e valore qualitativo. Ogni numero ha uno o più, addirittura molti significati simbolici di tipo qualitativo. Allora, il numero uno è sia pari sia dispari, infatti è chiamato parimpari. Perché? Perché è il numero che genera tutti gli altri, quindi deve essere per forza sia pari sia dispari. Parimpari, ed è appunto, ed è chiaramente il simbolo della generazione e dell'ordine, del cosmo, nel significato di ordine, no? Il simbolo supremo. La legge che rende la realtà un cosmo, cioè un ordine. Ma il 2, per esempio, è il simbolo della donna. Perché? Perché la donna è doppia. Sicuramente è il simbolo anche dell'opinione. No, dell'opinione. Perché? Perché di solito le opinioni sono doppie, cioè sono unilaterali. No, è meglio il Milan, no, è meglio l'Inter. No. Ok? E quindi non sono univoche le opinioni, non sono verità. Sono biunivoche, ma non ci possono essere due verità contrapposte. Ok. Il 3 invece è già, che è il primo dispari, è il simbolo della scienza, perché va al di là della doppiezza, no? Arriva ad una sintesi, a un'unica verità equilibrata, sintetica. Indivisibile, il 3 è un dispari, primo dispari indivisibile, non ci può essere doppiezza, contrapposizione e quindi poi rimbalzo, rimpallo continuo da una tesi alla tesi estrema opposta, no? Da una tesi estrema alla tesi estrema opposta, ok? Quindi è il simbolo della scienza, della verità della scienza, ma anche simbolo dell'uomo. La donna ha solo opinioni, l'uomo ha invece la scienza. Dunque, in questo senso, per esempio, il 5 è anche il simbolo del matrimonio. 2 più 3, l'unione dell'uomo e della donna fa il matrimonio. Il matrimonio a cosa serve? A far nascere dei figli, e quindi è il simbolo della vita. Il 5 è il simbolo anche della generazione, della potenza vitale, generativa, che è propria di tutto il cosmo in quanto natura, in quanto physis, ricordate? Generazione, physis, generare, capacità di generare, potenza generativa, potenza vitale, e così via. Adesso in realtà c'era un codice, in questo senso i pitagorici avevano messo a punto un codice di corrispondenze tra numeri e qualità, molto, molto ampio, ma lasciamo perdere, giusto per appunto esemplificare cosa, no? come spiegavano anche gli aspetti qualitativi della realtà. No? Un altro esempio, il 4, che però abbiamo visto, no, si divide esattamente in due parti uguali, è il simbolo della giustizia, perché la giustizia significa fare parti uguali per tutti, giustizia distributiva. Ok,
Un passo oltre, sempre relativamente al significato simbolico dei numeri, in questo caso però di un insieme di numeri, dell'insieme fondamentale di numeri, cioè quello che per noi, quella che noi chiamiamo la decina, cioè i primi 10 numeri, che invece loro chiamavano tetractis. E adesso ve la faccio vedere, cioè perché loro la rappresentavano anche naturalmente in modo geometrico, quindi in modo a ritmo geometrico. 1, 2, 3, 4. Un triangolo equilatero la cui somma è 1 più 2 più 3 più 4 10, no? Tetractis sarebbe, possiamo dirlo facilmente, tetractissimo. Da tetra sarebbe tradotto quartetto, no? Perché appunto è composto da 4 numeri. 1 più 2 più 3 più 4. 1, 2, 3, 4. I primi 4 numeri. Ma i primi 4 numeri messi per 10 fanno una decina. E questa è la base di tutti gli altri numeri, naturalmente imperniata sempre sull'1 limite, subito seguito dalla diade molteplicità illimitato, ma questo triangolo equilatero, naturalmente i punti materiali, in realtà io ve l'ho fatti vedere, devono essere tutti appiccicati, quindi in realtà viene così. Adesso non... Chiaro, tutti a contatto gli uni con gli altri, quindi un triangolo equilatero compatto, questo è il Dio, questo è l'immagine divina, questa, no? Questa è la raffigurazione simbolica dei numeri in quanto divino, della matematica in quanto la matematica è il divino. Da un principio di acqua a un principio divino, da Talete ai pitagorici. Ah, cavoli, non notate il progresso, volete mettere? Cioè. Però, quindi loro, non so, veneravano questa immagine simbolica, questo era il loro Dio, ma quindi aveva. In questo senso la matematica aveva anche un valore religioso, acquisiva un valore religioso. No, era l'uno è divino, no, l'avevamo già detto, ma adesso è più chiaro, no? Però certo, siccome tutto è numero, cioè siccome tutti i figli sono figli, tutti i numeri sono figli dell'uno e della diade, no? Dicevo tutti i figli sono numeri del. Tutti i numeri sono figli dell'uno e della diade, e l'uno e la diade sono l'uno e divino, quindi comunque tutti i numeri, dunque tutte le cose, perché tutte le cose sono fatte di numeri, sono divini, no? Sono un po' meno divini del divino principale, però sono pur sempre divini, ok? Quindi il cosmo, panteismo ancora una volta, il cosmo in quanto appunto ordine matematico è divino. Quindi questo è un aspetto religioso, però possiamo prima di poi approfondire questa diciamo, tematica religiosa, considerare anche un altro simbolo fondamentale dei pitagorici, ovvero la cosiddetta stella a 5 punte, o il pentagramma, dovrei essere capace di disegnare un pentagono perfetto, segniamo tutte le diagonali, e
E voilà, la stella ha 5 punti. Simbolo, appunto, simbolo, i 5, simbolo della potenza vitale, della potenza generativa, della vita, della vitalità. 5. Dite, Andrea. Vabbè, che dentro la... bravo, bravissimo. C'è un altro pentagono. Giusto. Lui c'è un altro pentagono rovesciato dentro, qua. E cosa ci si può fare con questo? Posso fare un'altra, no, posso segnare a mia volta le diagonali di questo pentagono. E voilà! Siamo da capo. Qua c'è un altro pentagono. Quante volte lo posso fare? Infinite. Sulla lavagna no, fisicamente no, ma mentalmente sì. Quindi, questa è già un'interpretazione, non ci sono dei testi che lo dicono, però ci sono dei testi che dicono che veneravano, che il loro simbolo, che la loro, sulla loro bandiera, cioè uno stemma ce l'avranno avuto, il loro stemma era la stella a 5 punti. 5 punti, no? Perché voi direte, ma non il pentagono, no, perché tanto stava dentro, ok? Quindi, ok. Quindi per loro aveva un valore simbolico fondamentale. Se ci pensiamo bene, possiamo plausibilmente interpretare, no, questo privilegio, questa venerazione per la stella a 5 punte, per il pentagramma, in base al fatto che unisce, è un simbolo che unisce limite e illimitato. Perché questo pentagono è limitato, ci siamo? È finito, confinato, eppure contiene infiniti pentagrammi e infiniti pentagoni, illimitati. Quindi l'illimitato nel limitato, l'illimitato nel limite, l'origine della realtà, no? Vi ricordate la cosmogonia? L'illimitato assorbito, ordinato, no? Dentro il limite, dal limite. E infatti no? È un infinito susseguirsi di figure geometriche, matematico, no? Aritmetico, geometriche, precise, ordinate, no? Con una sequenza ordinatissima. Non importa che, in questo senso, che il numero sia di pentagoni o di pentagrammi, sia infinito, perché sappiamo sempre che, no? Cosa ci aspetta. Si succedono sempre, si succedono in modo regolare, in modo appunto a ritmo geometrico. Ecco perché i numeri decimali, periodici, pur non essendo né frazioni finite, tantomeno interi, sono da loro considerati comunque dei numeri razionali, perché si sa sempre quale numero viene dopo. Mentre quando non si sa, come con pi greco, e poi vedremo che qui c'è un inghippo alla pi greco, poi questo lo faremo quando facciamo la scienza, faremo la scienza dei cosmologi razionalisti, poi lo approfondiamo. Ma con pi greco, no? O radice quadrata di 2, invece basta, iniziano i non numeri, che non dovrebbero esistere perché sono irrazionali, perché sono dei decimali non periodici, indefiniti, limitati, nel senso non si sa mai quale sarà il prossimo numero, quindi irrazionali. Però adesso veniamo alla domanda di partenza, se no tutto questo per i pitagorici rispondeva, vi potrà sembrare strano, proprio alla domanda: qual è il senso della vita? Secondo i pitagorici, che si rifanno in parte ma modificano, rielaborano la dottrina orfica, gli uomini in origine erano titani, cioè erano esseri divini di livello inferiore rispetto agli dèi, ma pur sempre divini, no? I titani erano titani, giganti, immortali.
vivevano una vita da immortali, una vita se la spassavano più o meno come gli dèi, ma nella mitologia greca ci sono diversi miti di assalto dei titani all'Olimpo. No, i titani vogliono, ma invece il mito pitagorico è i titani si ribellarono a Zeus, ne uccisero e ne sbranarono il figlio divino, veramente divino, cioè Dioniso, cioè Bacco. Ci siete? Avete colto? Sapete che Dioniso Bacco era figlio di Zeus e di una donna, no? Ok, e lo uccidono, lo sbranano, ma ovviamente Zeus no, gliele suona, li punisce, e quindi la punizione, no, si assumono una colpa volontaria e quindi sono puniti con la trasformazione in esseri mortali e quindi pena, dolore. Quindi siamo tutti titani colpevoli di aver ucciso il figlio di Zeus e stiamo espiando la colpa che ci siamo assunti. Ma come facciamo? No, e come la espiamo? In una continua reincarnazione. Nel senso che, appunto, quando moriamo, la nostra psiche si reincarna in un altro corpo, nuovi dolori, nuove pene, a meno che veramente non si riesca a purificarsi della propria colpa originaria, quindi a espiare veramente fino in fondo. Se uno si purifica, si espia completamente, torna titano. Torna in una dimensione immortale, individuale, felice, beata. Ma come si fa ad espiare, a purificarsi? Cosa c'entra tutto questo, appunto, con la matematica? Risposta: studiando matematica. Studiando! Allora, innanzitutto abbiamo detto, no? Mathema in greco significa conoscenza, manzano vuol dire conoscere, mazzemata sarebbe ta mazzemata, le cose matematiche, no scusate, le conoscenze, no al plurale, tutte le scienze, ta mazzemata al plurale, no accusativo, neutro, scusate, nominativo, neutro plurale, no c'è anche il latino uguale, na, no, mazzemata, le conoscenze, le scienze. Naturalmente le scienze per essere tali devono usare un linguaggio matematico nel significato nostro del termine, no? Quindi non è solo studiare la matematica, ma studiare tutto, studiare appunto tutte le cose, studiare il cosmo naturalmente a partire dal presupposto che il cosmo è un ordine matematico. Quindi per studiare come funziona un albero bisogna comunque conoscere la matematica, no? Per capire, no, il processo, la sintesi clorofilliana, bisogna conoscere la matematica, anche la, certo, la chimica, ma la chimica ha una essenziale componente matematica, certo la fisica, ma la fisica ha un'essenziale componente matematica, ormai voi lo sapete, no? Ok. Dunque, è questo il bello bello anche un po' l'aspetto umoristico, no? Cioè, bisogna studiare, bisogna studiare per tornare immortali. Cioè, lo studio, no, bisogna condurre una vita ascetica. Poi c'erano un sacco di, all'interno della comunità pitagorica, Pitagora imponeva un sacco di regole che avevano probabilmente un valore semplicemente simbolico, cioè erano semplicemente degli strumenti per autolimitarsi, autodisciplinarsi, sottomettersi a una regola, per esempio non mangiare fave. Forse aveva anche qualche motivazione fisiologica, igienica, eccetera. Ma la regola principale era
vivere in modo ascetico, cioè controllare molto, mangiare poco, bere poco, per poter studiare, conoscere il più possibile, perché la purificazione e quindi la liberazione dal male si basava sulla conoscenza, cioè potevi espiare, purificarti, evitare di essere reincarnato continuamente in un altro corpo con altre pene, altri dolori, soltanto se studiavi come un pazzo dal mattino alla sera. A quel punto, alla fine del liceo, non avevi il diploma, ma la salvezza, l'immortalità, pensate. Che motivazione allo studio. Pensate se voi studiaste adesso con questa motivazione. Studiate per diventare immortali. E per, appunto, per liberarvi da tutti i mali, da tutti i dolori, e accedere ad una dimensione di totale felicità e beatitudine. Loro lo pensavano così. Quindi in questo senso le comunità, concludo, se non avete delle domande, le comunità pitagoriche erano dei monasteri della scienza, dei monasteri scientifici. Peraltro poi anche i futuri monasteri, seppure con, se vogliamo, un rapporto magari rovesciato, però erano anche appunto dei centri di studi scientifici di allora. Naturalmente stiamo parlando del basso medioevo, no? Ci leghiamo anche al programma di storia.